Ehi la ciurma, io sono Mazzetessa e ben ritrovati in questo episodio di Imperator Rome, che sto premendo dei tasti a caso. Siamo ormai pronti per la nostra guerra contro l'Impero Seleucide. Seconda guerra contro l'Impero Seleucide, ne avevamo già fatta una in passato per prendere questa piccola striscia di terra. Adesso ne avremo bisogno di una davvero molto più importante in modo da ottenere almeno tutta questa striscia di terra e avvicinarci il più possibile alla Mauria. Inoltre abbiamo bisogno di ottenere queste due province, magari non da questa guerra, e avvicinarci sia per poter prendere questa che per poter prendere quest'altra qua. Allora, ci troveremo a fronteggiare sia l'Adiabene che la Mesopotamia Superior, probabilmente. Quindi ho in mente di tenere un distaccamento di 40.000 uomini circa qua, perché questo è sempre comunque Mesopotamia Superior. Noi non riusciamo ad ottenere l'accesso militare da questi territori qua perché ci odiano fortissimo e quindi non ce lo danno, però probabilmente loro riusciranno a prenderlo, quindi dovremo fare attenzione a gente che ci arriva da questo lato, quindi mi terrò delle truppe qua. Manderò invece delle altre truppe al confine e terrò delle altre qua come scorta. Il problema sono sempre i territori qua in mezzo che sono desertici, quindi appena riusciremo a passare un pochettino oltre questa fascia desertica, che qua in realtà continua fino alla fine. Ma qua in Mesopotamia Superior c'è del posto alle pianure. Muoverò altri di questi che sto tenendo per ora nelle retrovie. Quindi, appunto, sto avvicinando il più possibile le armate che ho in questo momento. Questi 28.000 li lascerò qua a sfondare la parte più importante dell'Impero Seleucide. Mentre invece manderò questi 20.000 che hanno il generale comunque di livello 10 verso la Mesopotamia Superior, poi verranno subito seguiti da altre truppe più fresche, che potremmo anche già verosimilmente decidere, tipo con queste qua con il livello militare 8, che non è una cattiva idea, più altra carne fresca dopo con questi qua più recenti, con il 7, il 5, il 4. Invece con le navi purtroppo non potrò fare nulla perché qua non abbiamo modo di combattere contro di loro. Loro non hanno neanche accesso da questo mare, da quel che so. No, infatti. E per la Mauria in futuro dovremo sfruttare quelle navi là sotto, che in realtà sono ben poche. Quante navi ha la Mauria? Ne avrà tantissime, 94, infatti. In un mare a cui noi non abbiamo accesso per ora. Ah, adesso inizieremo ad avere parecchio attrito. Non so quale possa essere la soluzione più efficace in questo momento. Allora, facciamo passare di là in modo da non prendere doppio attrito. Credo che dovrò per forza muovere ora come ora delle altre truppe al seguito, per quando inizieranno a sfondare il confine. Allora, questi sono dei mercenari e posso teoricamente mandarli qua. Anche se abbiamo visto che recuperare il manpower dei mercenari non è la cosa più facile del mondo. E questi non possono avvicinarsi. No, a meno di prendere altro attrito. Comunque, intanto iniziamo a mandare queste 40.000 persone per lato e poi manderò delle altre truppe di qua, che dovrebbe essere un pochettino più fattibile. Allora, qua non possiamo sapere nulla di cosa succede là dentro. Con covert action non abbiamo modo di sapere altro, se non supportare i ribelli, che però in questo momento non è una scelta particolarmente utile. Allora, abbiamo bisogno davvero di parecchio manpower. Vediamo un pochettino come ce la caveremo con questo ragionamento qua. Allora, loro stanno già andando in su, sì. Ma appena, conto che appena arrivino quei 20.000 là, vediamo un attimo come sono messi a forti. Allora, l'Impero Seleucide non ha forti? Sì, ne ha, ma fino giù in fondo non ce n'è. Mesopotamia Superior sembra che non abbia nessun forte. Adiabene ne ha uno qua. Quindi sarà abbastanza semplice sfondare tutto il confine. No, ne ha anche un altro qua, Adiabene. Ma Adiabene sarà già più. Ah, qui ne abbiamo due, la Mesopotamia Superior. Ma il nostro nemico principale, che è l'Impero Seleucide,
Non ne ha. Praticamente. Fino in fondo non ce n'è. Va bene. Ok, allora. Siamo pronti? Entreranno entrambi, verosimilmente. E ci proviamo. Sarà una guerra abbastanza complicata. Aspetta un attimo. Aramea, che provincia è questa, vero? Sì. La cui capitale è giù in fondo, se non sbaglio, vero? No, qual è la capitale di questa. Boh. Non so dire, vabbè. Via. Allora, diamo il via alle danze. Cercherei, se possibile, magari di togliere dai piedi la. La dia bene, ma in realtà non possiamo. Ci vorrà parecchio prima che riusciamo a toglierci qualcuno di mezzo ai piedi. Noi invece di fortezze abbiamo quella là, e poi ne abbiamo un pochettino più avanti. Devo iniziare a muovere altre truppe. Prenderemo parecchio attrito, mi sa. Spendiamo magari un po' di soldi per costruire dei training camp che aumentino il nostro manpower. Tipo, boh, non lo so, ecco qua. Così dobbiamo essere un pochettino più tranquilli, anche se muoviamo parecchie truppe così. Lo so che non è il modo più efficiente di farlo, però vabbè. Abbiamo tanti soldi, quindi possiamo anche permetterci di investirli in modo un pochettino meno. Ah, ok, è già qua la. La capitale. Allora, muoviamo qui. Ok, inizieremo a prendere davvero parecchio attrito perché dobbiamo muovere molte, molte truppe. No, voglio vedere se si sta muovendo qualcosa di qua, per ora non mi sembra. Abbiamo delle idee forti, vero qua a difenderci, in realtà solo questo. Potrebbero sfondare da dietro, di là. Vediamo un attimo se. No, ok, ha perso un tratto negativo. È andata molto bene per la seconda volta di seguito, tra l'altro. Ok, andate là. Ok, qua. Anche andata a buon fine. No, allora, questi devono andare qua. Sono questi che devono andare là. Ok. Ok, là già iniziano a essere delle province in cui possiamo stazionare con più tranquillità.
Non vorrei che venissero invece da questa direzione qua. Potrebbe essere un problema se decidessero di U. 7,5 dalla dia bene, allora. Qua Schufer Peace non posso fino a 36 mesi, ok. Sono loro? Mesopotamia Superior, ok. Fortuna che li ho visti in tempo. Perché sì, se tutto va bene si schianteranno contro loro. E quello è il principale. È la principale delle loro armate. Ok, tra l'altro diminuirei a 2 la velocità perché abbiamo davvero parecchie cose da controllare contemporaneamente. Allora, muoviamo qua. Qui avrei bisogno di altra gente. Inizio a mandare questi. Sì, facciamoli scalare in questo modo. Tu vai qua. E tu vai qua. Dove si ritirano? Doliche? Tanto ecco, la cosa importante da vedere è anche il quanto manpower e quanti soldi hanno. Non hanno tantissimo manpower e non hanno tantissimi soldi. Loro come Mesopotamia Superior, mentre invece la dia bene. La Diabene ha fatto 150 corti nel mentre. Cribbio, questo potrebbe essere un problema. Non hanno più manpower, non hanno più soldi, quello è vero. Loro sono rimasti su 58. Qua sono saliti a 80, ma non hanno manpower, ma hanno soldi. 100, sarà un discreto problema 100, eh. Allora, cos'è che hanno un militare di livello 7? Un generale di livello 7. Allora, io direi che questi li iniziamo a muovere in qua. E poi direi che provochiamo noi l'attacco perché. Aia, ecco, lo sapevo. Dovremmo riuscire a prenderli. Se riusciamo a prendere le divisi è molto molto meglio. Ho bisogno di altre truppe. Aia. Ok. No, 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 sono arrivati troppo presto gli altri. Mi sa che la vinciamo comunque, ma è molto più caro prezzo. Non si sono mosse fino all'ultimo, come hanno fatto a arrivare così rapidamente. Ok, vediamo se abbiamo qualcosa su cui possiamo investire. Disciplina, vada. Difesa dei forti. No, non ho letto le ultime. Ah, sono su Navy Morale. Che non ci interessa particolarmente in questo momento. Allora, qua. Avranno problemi con il manpower. Verosimilmente. Perché hanno esaurito tutte le fonti di manpower che avevano. Allora, qua. Andiamo in giù. Fino a quando saremo nel deserto qua? Fino a Mischia. Qua stiamo perdendo manpower a causa delle battaglie che abbiamo avuto là. Peace. Hanno fatto la pace con. Sì, con i rivoltosi dell'impero Seleucide. No, scusa, Anato?
Oh, porca pupazza, non l'avevo visto questo. Non li avevo per niente visti. Vediamo se riusciamo a quantomeno a limitare i danni. Voi venite in qua, ho bisogno di altre truppe di là. Sì, subito, subito. Voi muovete. No, vabbè, tu muovi qua e tu muovi qua. Porca miseria. Dai. Ho bisogno che il confine qua regga. Ok, allora qua lascio un attimo a decantare il discorso perché mi sa che, infatti, abbiamo di nuovo dei problemi. Prendiamo troppo attrito se stiamo entrambi su quella provincia. No. Dai, porca miseria, abbiamo perso tanto di quel manpower. Spostatevi qua perché. No, no, qua va bene. Teoricamente dovrebbero essere buona parte delle loro truppe. Per un attimo non dovremmo avere problemi. Oh, stanno arrivando 30.000 da Dodecapolis. Ottimo. Ah, qua aspettiamo un attimo di recuperare gente. What? Mesopotamia superiore si è espansa così tanto? Niente, dobbiamo sfondare anche da questa parte allora, per forza. Oh, c'è morto un tipello qua, mettiamo lui, va bene. Sì. Dobbiamo muovere truppe anche di qua. No, però non conviene, prendiamo attrito anche qua, aspettiamo. A meno che non riusciamo a prendere un forte che riesca a difenderci un po' meglio. Che sarebbe quello, ma prenderemo davvero parecchio attrito. No, no, ci conviene aspettare da quel lato. Non possiamo espanderci così tanto. Vaffanbrodo, ci arrivano da dietro. Retrocediamo un attimo. Ah, ups. No, gira qua. Dai, 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 dai. Ecco, abbiamo bisogno di 40.000 uomini che ci sono morti. Ok, ottimo. Abbiamo preso anche un dato positivo per il nostro generale. Vorrei restare un attimino fermo. Vabbè, allora, scaliamo un attimino in giù, quello si può fare. Per il fatto che perdiamo già parecchie, cioè già dobbiamo spendere parecchio di manpower per recuperare la gente che ci è morta nel mentre. Non volevo mandare entrambi lì. Scusa, questi 11.000 da dove arrivano? Ah no, sono quelli che abbiamo perso da sotto. Va bene. Disloyal Characters, ne abbiamo solo due, c'è morta una zia. O la zia o lo zio. È morto uno zio. Buono, buono, siamo più tranquilli. Allora, qua ne hanno 32.000. Perché hanno rushato fin laggiù? Non lo so, ho un po' paura. Di andarci subito dietro, allora. Qua teoricamente dovremmo stare tranquilli per un po' perché non hanno manpower e le loro corti sono tutte un po'.
smorte. Là ne hanno già disciolte 10 di corti. Qua abbiamo bisogno ancora di parecchia gente. Allora, aspettiamo qualche mese, 2 o 3 mesi per riprendere gente. Tra l'altro, sono riusciti a fare i nostri. Sì, hanno costruito i. Quanto guadagniamo al mese? 46. Ok, ci sta. Aia. Via. No. Adiebene non ha manpower, ma continua a mandarci gente addosso. Aia. Chi sta vincendo? No, sta vincendo i nostri, per fortuna. Allora, facciamo muovere un po' più in giù tutti. Tanto teoricamente dovremmo essere un po' più tranquilli ora. Questi si sono quasi ripresi del tutto? Sì. No, direi ancora un paio di mesi. Ma se ne sono andati via, scusa un attimo. Perché? Si muovono dei mercenari, ma chi li ha presi questi mercenari? Boh. Ma no, qua non sta succedendo niente per ora. Perché abbiamo 2 guerre insieme? Ah, perché siamo in guerra anche contro i rivoltosi dei Seleucidi, probabilmente per quello. Allora. Qua come stiamo messi? Questi si sono messi proprio male. No, mandiamo quelli in giù. E facciamo scalare, perché dopo Misice teoricamente qua sarà tutto più facile. Cioè più facile fino a un certo punto, perché comunque il confine si espande. Dove state andando, Seleucidi? Porca miseria. È che qua non abbiamo neanche dei forti con cui difenderci. Loro fanno il giro dell'oca là dietro. Stanno andando a Nashibiena. Per quello, allora, questi li muoviamo là. Questi li muoviamo qua. Faccio comandare comunque delle altre truppe perché ne avremo bisogno. Ci stanno venendo addosso qua, ok. Vabbè, per ora aspettatela. Aia. Ok. Dai, per piacere. Avevamo appena recuperato un po' di gente, invece. Ciaone. Ciaone fortissimo proprio. Non è una guerra facile, non è. Porca miseria. E qua è persa ormai, mi sa. È persa. Vaffanbrodo, perché non l'ho visto prima? Avrei dovuto fare più attenzione. Muoviamo anche questi altri 20.000 qua sotto. E direi che per questo episodio è tutto. La guerra verrà vinta di sicuro, ma ci causerà parecchi lutti e parecchi guai. Ci vediamo nel prossimo episodio.
della guerra Seleucide. Ciao a tutti, buona giornata.